Allora, Claudio, siamo riusciti a trovare un po' il tempo da dedicarci su una cosa solamente per me e te. Chiaramente poi parte di queste cose le hai già, e alcune altre, tra l'altro, le scrivo, non le metto poi sempre sul blog perché mi sembra anche di fare un torto a quello che è il materiale dei miei studenti. Non è che poi tutte le cose io le condivido anche con le persone che non conosco, perché poi mi sembra anche ingiusto dover dare per scontato tutto quello che appartiene a me e ai miei studenti, di uso gratuito e condividerlo con tutto il resto del mondo, perché altrimenti, voglio dire, mi sembra di non dare peso, a tutto quello che poi anche faccio per chi in realtà poi, mi dà un contributo e un peso e un valore per tutti gli sforzi, no? Che noi nella nostra quotidianità facciamo per studiare e andare avanti. Per cui la prima cosa che, a parte questo riverbero immenso, magari vabbè, adesso lo lasciamo così, e questo eclipse, che però dovrebbe essere. Partiamo semplicemente con questo esercizio, che ti consiglio. Vediamo adesso nel dettaglio del click come, adesso io non stacco mai, per cui non faccio i tagli, vado. Spero si senta sempre bene, se poi ci sono dei frusci non me ne frega più di tanto, ce lo facciamo andare bene così com'è. Mettiamo un click, lo mettiamo diretto, partiamo semplicemente da un 60 bpm. Io non sono molto contento sempre di far sentire un click dove i quarti siano su un click forte, nel senso il click deve essere sempre neutro, non ci deve essere mai un accento che mi faccia distinguere che ci sia un 4 quarti piuttosto di un 3 quarti, piuttosto di un 2 quarti, piuttosto di un che. Il click deve essere sempre en passant neutro, per cui sono io che decido se la misura deve essere di un 4 quarti, di un 3 quarti, di un 6 ottavi, piuttosto che. Di conseguenza, in questo caso, il programma che sto utilizzando, Samplitude, il click me lo dà 3, 4, 5 quarti, in questo caso lo utilizza 4 quarti. Per cui per comodità lo utilizzeremo in questo caso, forse un po' alto, però spero si senta. Poi al limite magari interrompo per essere un po' sicuro dell'ascolto. Semplicemente, spero si veda, le diteggiature chiaramente poi le vedrai in allegato se non già le conosci. Semplicemente il pattern della scala pentatonica minore. Vedi quanto è importante che al click io corrisponda perfettamente con la mia mano destra e non sgarri nella maniera più assoluta, non sgarri nella maniera più assoluta il movimento sul time, cioè e vado a fare il change stando il più seduto possibile sul tempo il movimento. La mia mano destra ha sempre un movimento giù della pennata per distinguere il quarto, per cui è molto importante questa cosa. Tendo sempre a enfatizzare un certo movimento forte, no? Anche se fossero ottavi. Pentatonica minor. Di conseguenza, che cosa abbiamo fatto? Niente, abbiamo tolto praticamente, questo tu lo sai, i nostri 2 gradi. I nostri 2 gradi dalla nostra scala pentatonica, ovvero il, in questo caso era un esempio in do maggiore, il fa e il si, ovvero il tritono. Questi 2 gradi che ovviamente sono un po' difficili all'inizio da gestire per una questione anche di comodità all'interno di un delta,
Se noi stessimo ragionando su una scala maggiore pentatonica, per cui non minor, seconda diteggiatura che noi prendiamo in analisi, quindi abbiamo tolto effettivamente in questo caso il quarto e il settimo grado, quindi togliamo quella che di solito viene considerata una void note e una nota sensibile, cioè note comunque di difficile uso e di un uso un po', diciamo così, ad esempio il settimo grado, che tendono a spingere un po' la risoluzione sulla sensibile sull'ottavo successivo. Di conseguenza, diciamo che queste prime due diteggiature, sovrapponendole, danno un po' il senso, soprattutto tonica, terza major, sorry, tonica, secondo grado maggiore, terza maggiore, la quinta giusta, la sesta, tonica, terza minor, il quarto, il quinto e il nostro settimo grado minor. Ok? Questo è quello che noi sovrapponiamo se dovessi andare all'ascolto dei due modi delle scale pentatoniche, chiaramente. Adesso, al di là di questa cosa, dove comunque in ogni caso, rimanendo in Do maggiore pentatonico, noi creiamo un effetto semplicemente traslante, per cui dal sesto grado maggiore otteniamo una diteggiatura dal sesto grado della scala maggiore, sempre pentatonica di Do, per cui otterremo sempre questi altri cinque pattern che tu conosci perfettamente. E ci abituiamo a cominciare a, su questo click, portarli a ottavi e a sedicesimi, per cui quarti, ottavi, sedicesimi. Portiamoli già a sedicesimi sulla divisione chiaramente a quartina. Chiaramente in questo caso adesso non faremo più questa cosa. Mano sempre con un perno immaginario, vedi che io trovo sempre un punto, diciamo così, costante sul body della mia strato o di qualsiasi altra chitarra possa avere in mano, e tendo sempre a non fare questo movimento. Ho deciso di avere, pardon, questo tipo di inquadratura per far sì che io non abbia mai un movimento di questo tipo, ok? Non irrigidisco mai il top della spalla, ma sono sempre molto mansueto come il dogo argentino. E ho il Terranova, insomma, adesso la struttura corporea è anche abbastanza simile, eh? Per cui vado avanti, inizio. Ok? Il manico, Adesso noi portiamo un click di 100 e, stando dietro il body di questa acustica
E chiaramente, pardon, interrompo un attimo, perché intendo 100 per aumentare un po' più il click, abbiamo sentito che si sente abbastanza bene. Abbiamo deciso un'acustica, non è importante che sia una bella acustica, questa è un'acustica anche ad esempio di scarsa qualità, per avere un certo tipo di tensione, no? Della mano destra e sinistra, per cui un po' più di forza da sviluppare, ok, nelle mani, stando dietro, per cui non andare a vedere esattamente cosa facciamo, perché noi su queste diteggiature dobbiamo avere una certa asetticità di comportamento. Io metto il click, prendo il primo pattern, vedi che io stia lavorando in questo set piuttosto che questo set, vado, dico, la mia mano deve comportarsi in maniera assolutamente identica, che io sia qui facciamo a 100 bpm, cambiamo di time, lo portiamo almeno anche a 120 bpm, e questo deve essere una cosa che non puoi ottenere nel giro di 20 giorni. Ok, scusa l'interruzione, ma ho dovuto alzare il mic perché era troppo basso anche per la ripresa, così magari un po' più definita. Allora, adesso facciamo partire il click in maniera un po' più intensa. Il discorso qual è? Chiaramente, al di là del fatto che cromaticamente devi portare tutti e 5 pattern come lavoro nella quotidianità almeno intorno a un valore di 120 bpm, e vedi che ho preso apposta un'acustica su un lavoro, ad esempio, di un 2-4, vedi che faccio lavorare delle dita che sono abitualmente le meno portate, anche la diteggiatura 4. Quella che erroneamente magari tu potresti associare concettualmente alla diteggiatura di una dorica, ma che non lo devi fare perché abbiamo visto che in assenza del tritono non è assolutamente il caso di associare a un concetto del modo, ma abbiamo detto appunto che sono semplicemente una scala pentatonica maggiore ed eventualmente in un concetto armonico del minor una scala pentatonica minore dove abbiamo il suo pattern relativo minore con un'altra diteggiatura e quindi le altre tre diteggiature, sempre però della scala pentatonica minore. Per cui quello che a noi interessa è dire, ok, faccio il lavoro sul click nel dire mi porto in giro i pattern, che io poi faccia il change oppure vedi che te lo faccio a ottavi in modo tale che magari sia un po' più lento il change, per me è indifferente, nel senso che ci sono 200.000 modi in modo che tu possa fare un change, lo puoi anche fare in modo trasversale. E lo vedi perché poi abbiamo, una volta messi insieme tutte le scale, farti un castello e un disegno di tutta l'associazione dei modelli. Però intanto vai a fare proprio un lavoro meccanico. Di conseguenza,
Una volta prenderemo ovviamente anche la scala maggiore. E lo portiamo sempre intorno ai 120 bpm e ci lavoriamo. 3, 4. È importante che come lavoro qui, dove ho larghi spazi, lo faccio qui, ma non tanto per le dita, perché le dita, una volta assunta la dinamica di distribuzione del pattern, poco cambia. Il problema è per questa mano, perché il 90% delle volte la gente non comprende che il problema è qua. E lo vediamo perché cambiando la tensione del rapporto di corda, avvicinando le mani, si crea molta più tensione, per cui lo sbaglio è molto più facile che avvenga. Di conseguenza, 1, 2, 3, 4. Vedi che il salto del change della corda deve essere continuo. 3, 4. Per quello che ti propongo di fare lo studio non tanto con una chitarra elettrica, ma con un'acustica, almeno su una corda di 0,12-0,13. Interrompiamo un attimo. Ok, molto semplicemente adesso, sento sempre che il mic è un po' fuori, è in controfase. Spero che non mi telefoni adesso l'Andre, perché sennò mi spezza in due la ripresa, tenendo sempre a 120 il click, di fare una sovrapposizione delle diteggiature. 1, 2, 3, 4. Vedi che cosa abbiamo fatto? In questo caso quello che ti propongo di fare è di dire: benissimo, diteggiatura 1, la 2, la major, quindi la 2 sarebbe la minor, la 3 sarebbe la maggiore, la 4 e la 5, e le ho sovrapposte con tranquillezza in questo senso. Lo vedi? Adesso sono fuori dal time, non mi interessa, non lo sto chiaramente rispettando. Dopo te lo faccio vedere. Vedi che ribatto sempre il contest della nota principale. E questo ovviamente è il quinto modello di nota. E sono stato in un settore, sposterò tutto questo dinamismo in un altro settore con l'elettrico, ovviamente in questo settore, perché qui faccio un po' di fatica, eh? Ok, 1, 2, 3, 4. Scusa. Vedi che dal 5 ho lasciato indietro il 4, l'ho recuperata dopo. Cambio settore, ok? 1, 2, 3, 4. Quindi cambia la tensione per la mano destra. 3, 4. Invece è interessante, al di là poi del contesto tecnico di esecuzione, è di dire: benissimo, cambio costantemente i centri tonali, per cui chiaramente qui sono sempre in do, vedi che avanzo. Thank you.
ho fatto il change in G major. Lo noti, eh? Importante questa cosa, che ti concentri nell'essere, diciamo così, indipendente, continuamente a cambiare i centri tonali senza nessun tipo di problema. Per cui, come hai lavorato bene prima in Do maggiore, adesso stai lavorando in Sol maggiore pentatonico. Ok? Ora andremo invece in Re maggiore per il pentatonico, perché facciamo sempre salti di quinta giusta, perché questo è il primo modello utile che noi possiamo avere. Ci sei? Considera bene secondo rivolto di D, e in questo le triadi chiaramente ti aiutano molto se ragioni molto sul discorso della locazione. Chiaramente minore di Si e ovviamente, come ben vedi, Re maggiore pentatonico. Dalla nota del Mi parte il quarto, la quarta diteggiatura. Di conseguenza, è chiaro, abbasso un attimo, magari lo porto intorno ai 100 bpm, se faccio un Do maggiore, torno indietro. Vedi che vado in Sol maggiore. Torno indietro. Vado in Re maggiore. Vedi che ho cambiato tre centri tonali. Qui ovviamente sto spingendo il concetto magari un po' tanto in là. Nel senso che su un giro... qui... Si maggiore, Sol maggiore, Mi bemolle maggiore. In un concetto di questo tipo, è chiaro che su un due quarti uso una scala di Si maggiore pentatonico, Mi bemolle posso andare tranquillamente a utilizzare o una scala di questo tipo, perché sai che abbiamo... Però non vorrei adesso confonderti un po' troppo le idee, Claudio. Quello che conta è il fatto di dire, benissimo, Do maggiore, Sol maggiore, Re maggiore, e avanzo per quinte giuste almeno le tonalità nelle quali io opero un sistema di allenamento e di studio, no? Quindi Do maggiore lo faccio, poi parto dalla tonalità di Sol maggiore del mio studio delle scale pentatoniche, poi vado in quella di Re maggiore, poi vado ovviamente in quella di La maggiore, per cui partirò da questo pattern, perché lo vedi, è il modello numero 2, quella di Fa diesis minore, e ovviamente avrò la scala di La maggiore pentatonico, perché i pattern li trasli, ecco, magari se mi metto in questo modo li vedi, e ovviamente anche il discorso delle triadi. Sono piuttosto evidenti, per cui anche il discorso triade è così combacia evidentemente, anche perché nella triade ben sai che abbiamo solamente in evidenza la tonica, la terza e la quinta giusta, non è ovviamente ancora entrata, così come nella tetrade, il settimo grado. Aspetta che diminuisco un po' la pasta del reverbero, lo portiamo a 25%. Spero si senta abbastanza definito. Molto spesso, anche quando senti gente suonare, soprattutto anche se lo senti che magari va a manetta, non se ne rende conto, lo fanno senza saperlo, magari è gente che fa andare anche a manetta le mani, però non te lo dice o magari non lo sa, usa delle doriche, soprattutto in questo senso. Questo suono, soprattutto su un Chordon Dominant, soprattutto perché adesso noi utilizzeremo un esempio di un brano di Steve Vai che trovi gratuitamente, credo,
Ginny Boone, per cui che lui ha messo a disposizione, forse in vendita, comunque che ha dato queste backing track date dai suoi lavori ad uso gratuito per tutti, su un giro blues, molta gente non solo usa le pentatoniche, ma vedi che questo effetto, io vedo che tanta gente lo utilizza, ma secondo me tante volte non sa nemmeno quello che fa, perché soprattutto molti metallari, tanta gente vedo che fa manetta queste cose, inserisce queste seste maggiori. Adesso magari suonando le inserisco anche io. Quello che però a noi interessa è fare questa cosa, dire in Just go G for it! major, e vedi che Mi minore giusto? Posso mettere dei cromatismi, delle quinte bemolle, però in ogni caso noi abbiamo fatto uno studio sulle penta. Vedi che se metto una six major, è quello che molto spesso tu senti. Anche Steve Vai utilizza questa cosa nel, credo, nel brano, di cui adesso no, sinceramente non mi ricordo. Per cui spingiamo. Poi ci sarebbero, vabbè, questo vuol dire studiare insieme, però. I cavi che si staccano. Anche il discorso leve, gestirle riguardo le penta. Multicentri tonali, click,
eccetera, eccetera. Salutami la Valtellina, sono con te, spero che tu stia bene, scrivimi, spero di vederti presto e con amore immenso un abbraccio grande.